Cari amici, bentrovati, buona domenica a tutti voi. Seguire Gesù significa mettere in atto una scelta totalizzante per causa sua e per causa del Vangelo. Non è facile se non ci distacchiamo prima da molti legami che sono solo apparentemente giusti, ma non adatti al regno di Dio. Il nostro criterio di giusto deve corrispondere all'essere adatto, all'essere adatti per il regno di Dio. E Pietro dirà: ecco, noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito. Seguire Gesù è quello a cui costantemente lui ritorna come invito. Vuole rieducare i suoi apostoli. Sono smarriti, sono ormai incapaci di compiere i suoi stessi miracoli e segni. Ascoltiamo però questa singolare pagina di Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli e sorelle, madre e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà». Dopo il confronto con il mondo farisaico sulla realtà complessa e splendida del matrimonio, ora si fa avanti un tale. E la domanda è di quelle totalizzanti, decisive, che non hanno sbavature. «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Diciamo subito che oggi non è una domanda che si sente o si coglie con una certa frequenza. La scaltrezza diplomatica, vera o presunta, ci induce a porre domande che sorgono, direbbero i medievali, da dimidiate rationes. Nel vivere a metà del nostro tempo non possiamo fare altro che mettere in gioco domande, questioni a metà. Quindi il Vangelo ci presenta un tale che appare come persona integerrima
e onesta. Pensate un po', può dire a Gesù quello che io personalmente non posso dire. Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Aveva proprio osservato tutti i comandamenti. Inoltre possedeva molti beni, ci informa il Vangelo. Quindi siamo davanti a un benestante, integerrimo e onesto, come potrebbe essere ciascuno di noi, mosso da una spiccata inclinazione religiosa che non gli fa escludere a priori la possibilità di fare una esperienza di tipo spirituale. Di fronte a lui, di fronte a questo tale, sta il Signore Gesù, come d'altra parte il Signore Gesù sta di fronte a ciascuno di noi. Il Vangelo ci presenta Gesù entrare in dialogo e proporre quello che rimane decisivo, osservare i comandamenti. Da buon catechista, il Signore parte da ciò che va prima di tutto vissuto e praticato. Al culmine del confronto, registrando la coscienza nitida e integerrima del suo interlocutore, il Vangelo attesta che Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò. Ritornando al tale, il Vangelo registra il fallimento della proposta di Gesù, perché si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. Attenzione che il Vangelo non dice che il suo errore era quello di essere ricco, ma lascia emergere l'incapacità di questo tale a giocarsi con il medesimo atteggiamento della domanda iniziale, atteggiamento totalizzante e definitivo. Vedete, il peccato non sta nella ricchezza, anche se può giocare, e qui pare abbia giocato, da deterrente e da impedimento alla sequela. Il peccato sta nel cominciare con Dio e finire con se stessi. Questo è il vero peccato. Il Vangelo, la vita cristiana, la sequela di Gesù sono difficili, perché lungo la strada e alla sua sequela siamo costantemente chiamati a verificare quegli impedimenti che rendono discriminante il nostro stare o meno con Gesù. Lo sanno i genitori, i primi responsabili della crescita nella fede dei loro figli, immerse in costanti dinamiche opposte al Vangelo. Lo sanno i giovani che vivono la loro libertà senza responsabilità. Lo sanno gli adulti che vivono calcolando solo i loro interessi. Lo sanno i ricchi che si crogiolano nel loro star bene. Tutti noi abbiamo ben chiaro quello che ancora non ci permette la vera sequela di Gesù. Anche i discepoli a questo punto sono sconcertati, li sentiamo intervenire. E chi può essere salvato? Avevano capito bene che bisognava distaccarsi non solo e non unicamente dai soldi, ma da tutto quello che diventa un impedimento terribile e tremendo alla sequela. Ebbene, camminare con Gesù dipende sì dalla nostra decisione per Lui, ma è soprattutto un contare su di Lui, e lo ha capito bene Pietro, che osserva: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. C'è del vero e c'è anche molta fatica in questa affermazione di Pietro. Quello che risolve in positivo la sequela di Gesù non è la rinuncia ai beni per la povertà,
non è neppure la rinuncia a se stessi per una abnegazione totale. Non è il mettere da parte le logiche di questo mondo per sapienze che sono più elevate e illuminanti. Si tratta di scegliere la povertà con Cristo povero, l'obbedienza con Cristo obbediente, la totale dedizione al regno di Dio con Cristo che tutto compie per amore. Quel per causa mia e per causa del Vangelo è la logica totalizzante del vivere cristiano e della vera sequela a Gesù. Dopo avere riletto e meditato la pagina di Vangelo, ritornate sul salmo responsoriale della messa di questa domenica e utilizzatelo pregando con un atteggiamento di fede pieno e totalizzante. Rinnovo il mio augurio, il mio saluto di buona domenica a tutti voi, con il Signore nel cuore, ma soprattutto ponendoci a nostra volta nel cuore del Signore. A presto, cari amici. Thank you.